Ciao. Sofia, com'è andata? Allora, le prime due male e la terza bene. Senti, siamo alla penultima giornata delle selezioni. Avete fatto l'interzonale, vi siete qualificati per le selezioni, avete fatto tutte le selezioni. Com'è il tuo bilancio finale? Cioè, come ti senti di essere andata? Com'è andata, Sofia? Bene, perché cioè, sono 2010, quindi per me va bene, dai. Era un'esperienza? Sì. C'era più tensione o più voglia di andare a vedere come funzionavano queste selezioni? Ma un po' tutti e due, sì. Chi è il velista o la velista a cui tu ti ispiri, che vorresti diventare come lei o come lui? Come velista famoso o famosa? Ma non lo so. Chi velisti cioè famosi conosce, Sofia? Del tuo circolo, del tuo paese? La Chiara Benini, che è del mio circolo, sì. Che va in là. Ciao Chiara, ciao Chiara. Ciao. Va bene. Sì, basta. Basta e avanza, Chiara Benini. Ciao Sofia. Ciao. Ciao Thomas, com'è? Com'è andata? Oggi malino perché ci sono stati tanti salti di vento. Sto vento che salta proprio, eh? Oggi sì. Ma com'è che salta il vento? Da che dipende? Oddio. Salta a destra e a sinistra e dobbiamo essere bravi a capire dove è la parte giusta, dove andare. Quindi se uno riesce a capire prima, dopo... Dopo va bene. Però il problema è che il vento te frega perché... Sì. Senti, di che anno sei tu? 2010. Questa selezione, come l'hai vissuta tu? È stata più una bella esperienza o c'era più la tensione? Allora, questa è la mia prima regata selezione nazionale, quindi sono venuto qua piuttosto per fare esperienza. Da dove vieni? Da Ortona, Abruzzo. Che bello, Ortona, ci andavo in vacanza. Mi dici una cosa, il velista o la velista famosi a cui tu ti ispiri, che ti piacerebbe un giorno diventare come loro? Vabbè, Marco Gradoni, ovviamente. Ciao Marco, salutiamolo. Ciao. Comunque mi ha dato qualche consiglio, gli ho scritto, sì, in privato. Mi ha dato qualche consiglio, mi sta aiutando tanto. Che bello, bravi. Sì. Ciao. Ciao. Che fatica, fermo un attimo, che fatica portare la barca. Di che anno sei? 2010. Bravissimo. Alla fine è più la tensione nervosa o più l'esperienza che hai fatto? Sei contento? Siamo ormai al penultimo giorno. Sì, sì, sono contento. Sì. Da dove vieni? Napoli. Da quanti anni vai in Optima? 3 e mezzo. Senti, ma il velista o la velista famoso a cui vorresti ispirarti, che vorresti diventare come lui o come lei? Boh, non lo so, cioè, Carrieri. Carrieri? Sì. Ciao. Ciao, come ti chiami? Tommaso. Tommaso, com'è andata oggi? Allora, oggi è andata abbastanza bene, anche se ero in silver. Però è andata abbastanza bene, ho fatto un quinto, un quarto e un primo. Quindi la silver è casa tua, dai, l'hai proprio... Sì, sì. Però diciamo che mi potevo sforzare per arrivare in gold. Ho fatto una bella esperienza e credo di essere cresciuto tanto. E quindi non vedo l'ora di tornare a fare delle regate per vedere i frutti di questa regata barra allenamento, perché per me è stato più un allenamento che una regata. Bellissimo, bravo, proprio idee chiarissime. Il velista o la velista famoso che ti fa venire delle idee, cioè vorrei diventare come lui o come lei? È Giancarlo Pedote. Grande! Ciao! Salutiamo Giancarlo Pedote, hai capito? Ciao! Giuseppe Montesano, siamo secondi in classifica, a un niente proprio, da una giornata dalla conclusione di queste selezioni nazionali. Io sto dicendo questo a tutti, avete fatto le selezioni interzonali, avete fatto le Ragusa, sei entrato in gold, sei secondo in classifica a poco, quindi insomma quasi certo di andare al mondiale. Quanto sei contento e che esperienza è stata per te? Allora, è stata una bella esperienza, sono state delle prove difficili, quasi sempre con poco vento. E il mio obiettivo è chiudere la regata nei 5 per andare al mondiale e speriamo che domani non faccio cazzate, di gestirmi i miei punti di vantaggio e basta. Da dove vieni? Trieste. Il circolo? Sirena. Senti Sirena, allora il velista o la velista famosa, importanti, a cui ti ispiri e che ti piacerebbe un giorno diventare come loro? Robert Chait, Vasco Vascotto e basta. Complimenti,
Del tuo circolo? Ma del mio circolo per adesso sono quello più forte, non c'è mai stato uno più forte di me. Hai capito. Anche se uno circolo. Quest'anno si gioca alle Olimpiadi. Vogliamo dire? Diciamo, dai. Sì. Chiamiamola, come si chiama? Iana Germani. Iana, ciao, lui diceva che era più forte di te. Poi dopo ha ripensato meglio la cosa, giusto? Uh-huh. Pare? Che brutta faccia che c'hai, sei arrabbiata? Un po'. Perché? Perché? Perché è andata male. È andata male, una volta va male, una volta va bene, mica può andare sempre bene, no? Da dove vieni tu? Napoli. Mi dici chi è? Aspetta, dove vai che corri così? C'è il traffico, vedi? Mi dici qual è il velista o la velista famosi che ti piacciono, che vorresti un giorno diventare come loro? Oh, nessuno. Conosci di velisti famosi? Ginevra Caracciolo. Non mi hai detto niente, Ginevra Caracciolo, va benissimo. La mia vecchia compagnia di squadra. Andrea Sunis. Sei contento? Che hai fatto? Niente, ho perso. Due o tre regate hai fatto? Sì. Hai perso cosa? Tu sei in silver? Sì. Andata male? Sì. Qual è il tuo bilancio finale? Hai fatto una bella esperienza o c'era la tensione della gara? All'inizio sì, poi siccome ho fatto schifo no. Da dove vieni? Da Cagliari. Cagliari, oh, c'è Luna Rossa, c'è il centro federale della vela. Qual è il velista famoso o la velista famosa ai quali vorresti assomigliare? A Max Sirena. Salutiamo anche Max Sirena, stiamo a fare un parterre de roi. Ciao. Giornataccia, oggi proprio la giornataccia del secolo. Male. Male, 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 male. Per non dire altro, sì. E c'è stata più tensione nervosa o è comunque una bella esperienza? Non so. Cioè, boh, intanto penso adesso che sono ancora dentro, poi domani mi impegno ancora, cioè faccio meglio di oggi. E quindi sì, boh, farò di tutto comunque per restare dentro, sì. E l'altra cosa che stiamo chiedendo è qual è il velista o la velista a cui ti ispiri che vorresti diventare come loro, famosi? Non so. Chi conosci di velisti famosi? Nel nostro circolo c'è Vasco Vascotto, che potrebbe essere un bel esempio. Un bel esempio, un ottimo esempio Vasco, ciao. Come ti chiami? Giovanni. Ma com'è andata oggi? Normale, sì, mi sono divertito. Non sarà sto coso che ha rallentato un po' col vento? No, è una crema solare. Ah, quello va bene. Dello stesso colore del cappellino, tu. Sì, sì. Curi queste cose. Sì. Da dove vieni? Da Trieste. Senti, il velista famoso a quale ti ispiri che vorresti diventare come lui? Max Sirena, Vasco Vascotto, Checco Bruni, questi tipi qua, da. Quindi tu c'hai proprio la Coppa America nel mirino. Sì, sì. Questa selezione alla fine come finisce secondo te? Per te? Non lo so, manca ancora domani, tutto può succedere, la selezione è ancora aperta, quindi tutto... Fino alla fine ci si prova, eh? Fino all'ultimo posto non devi mollare. Impacchettata, tutto a posto, eh? Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, com'è andata? Non troppo bene, quando andavo io. Che flotta sei? Già, gold. Perché dici non troppo bene? Devo fare meglio. Senti, allora però vi siete selezionati con le interzonali, avete fatto, sei in flotta gold, penultimo giorno, insomma è una bella esperienza o ti sei fatto prendere un po' dalla tensione agonistica? No, è una bella esperienza, sì sì. Cosa ti resta di questa esperienza? Cioè, oggi poteva comunque andare molto meglio, devi perfezionamenti posso. Posso migliorare alcune cose. Quello che ti resta quindi è capire dove puoi migliorare. Quali sono le due o tre cose che hai capito? Un po' di lasco, la conduzione di poppa. Lasco e poppa, Bravo. Senti, l'ultima cosa, il velista o la velista famoso o famosa alla quale ti ispiri che vorresti diventare come loro? Robert Scheidt e basta. Mi somigli pure un po' a Robert Scheidt, eh? C'ha l'occhio chiaro, il cappellino giallo, già stai dalla parte giusta. Ah, che bello. Come ti chiami? Giulia. Giulia, com'è andata oggi? Ma speravo meglio, ma comunque sono felice perché ho imparato cose nuove. Penso che domani farò anche meglio. Mi piace molto questa cosa. Sei in flotta gold o silver? Silver.
Bellissimo, no? Quindi tu ti sei selezionata con l'interzonale, sei venuta qui, hai fatto Ragusa e tutto, dici, fatto la mia esperienza, quindi il tuo bilancio è positivo perché dici, quali sono le cose che hai capito? Che devo migliorare tanto sulle partenze e che in zona, io vengo dalla 13ª zona, che è comunque una zona abbastanza forte. All'inizio pensavo che bastava essere veloci, perché io sono... che pensavo che bastava essere abbastanza veloci. Esatto, invece a questo livello, che è molto alto, bisogna fare anche una buona tattica e una buona partenza, soprattutto, che è quella che conta. Bravissima, bravissima. Allora ti faccio un'altra bella domanda. Qual è la velista o il velista famosi ai quali ti ispiri, che un giorno vorresti diventare come loro? Ma in Optimist? Optimist o qualunque classe, di qualunque età? In Optimist direi Marco Gradoni, che ha vinto 3 mondiali. E dopo, io dopo l'Optimist vorrei fare Laser, quindi anche Robert Scheidet, che nonostante sia non più giovanissimo, comunque vince sempre lo stesso. Anche in questo periodo sul lago di Garda c'era Leo Rilke. Ed è ieri, cioè dopo... Sei informatissima, ma è fortissima, brava, brava, dammi il ciao. Forza, a domani, eh.